Barbara Rossell-Saides. Storico, medievista, ma non c'è bisogno che lo presenti granché. Con Alabama, dicevo, si muove tra due livelli temporali ai quali noi aggiungeremo un terzo livello. La guerra civile americana, 1861-65, 60-65, il 1941 che è il momento in cui... Un reduce dell'Alabama sudista dunque racconta, rimette assieme i suoi ricordi di quel terribile periodo e alla fine del libro fa emergere un episodio terribile di razzismo e la contemporaneità, perché Alabama ci fa continuamente pensare all'America di oggi. Prima di partire dalle immagini dell'America di oggi, professore le faccio una domanda secca, lei è un appassionato della guerra civile americana, vero? Sì, lo sono. Fin da quando da bambino giocavo a soldatini e poi ho avuto una fase della mia vita in particolare in cui mi sono appassionato, ho cercato di leggere tutto quello che si poteva trovare. E come a volte mi succede, eh, a un certo punto ho avuto anche bisogno di tirar fuori qualcosa di mio. Perché la voce di Dick Stanton, cioè colui che racconta quell'episodio, è mimata sulle tanti diari e memorie che lei ha letto di quel periodo, no? Beh sì, perché appunto quando dico che ho letto tanto, in realtà il vizio dello storico è di andare direttamente alle fonti, che c'è poco da fare, sono più appassionanti dei libri che scriviamo noi. Se ti appassioni di un'epoca, la cosa più affascinante è leggere quello che ha scritto, chi c'era, quelli che erano lì. E, e a quel punto però ti entra anche in testa la musica, la musica dell'epoca, la musica del loro linguaggio. E quindi io. Anche se scrivo in italiano, per cui è un'operazione un po' folle, ma in letteratura tutto è permesso. Ho cercato di scrivere un italiano che sembrasse ricalcare appunto i ritmi e la musica con cui potevano parlare quei contadini del vecchio Sud. Emilia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dicevo, l'America di oggi. Ci sono delle immagini che hanno colpito un po' tutti noi, al Rio Grande, al confine fra Messico e Texas, eh, immigrati. Haitiani che cercano di entrare negli Stati Uniti picchiati con la frusta da uomini a cavallo, ovviamente gringos nordamericani, professore, sembravano ritornare immagini che accompagnano la storia degli Stati Uniti. Effettivamente, al di là del fatto che ovviamente lì negli Stati Uniti il tasso di violenza è più alto che da noi e la polizia ha un'abitudine all'uso della violenza che, che in Europa non sarebbe, non sarebbe accettabile, però al di là di questo, effettivamente è impressionante come, specialmente in certe regioni, perché il Texas è come dire, è sia parte del vecchio sud, sia il vecchio far west, e, e certe cose, ecco, non sono soltanto i cappelli da cowboy che sono rimasti, evidentemente. Professore, cominciamo questo viaggio temporale che ci porterà un po' avanti e un po' indietro e andiamo nel 1960, nel sud degli Stati Uniti, è un frammento di un film insomma, molto bello e anche molto commovente che è Green Book, con una scena che poi proveremo a spiegare perché di nuovo è la coda lunga di fenomeni che poi analizzeremo con il professor Barbero. Qui, professore, siamo nel 1960, 19 anni dopo... Il momento in cui Dick Stanton racconta, cioè, rimanda a 80 anni prima, però la coda lunga, dicevo, è ancora molto presente negli stati del sud degli Stati Uniti. Io credo che il grande Tutti noi abbiamo creduto a un certo punto, verso la fine del secolo scorso, che in fondo il problema razziale fosse in via di superamento. Eh, abbiamo visto dappertutto sindaci neri, governatori, ammiragli e generali di colore, un presidente degli Stati Uniti nero. E la verità invece che adesso scopriamo è che nulla è risolto, che quella ferita è ancora aperta. D'altra parte, parte la guerra civile ha risolto il problema della schiavitù in un modo che quasi nessuno in America si aspettava. Pochi anni prima nessuno avrebbe pensato che i neri potessero diventare cittadini con pieni diritti e, e una parte della pancia degli Stati Uniti questa cosa non l'ha digerita ancora neanche adesso. Questo è un punto naturalmente essenziale della conversazione di Quante Storie di oggi, che è molto presente in questo racconto in Alabama e che noi vogliamo adesso, riavvolgendo il nastro, farvi vedere dall'inizio, perché è una storia che comincia nel 1619. Comparsa per la prima volta nelle colonie britanniche del Nord America nel 1619, la schiavitù verrà definitivamente abolita dal territorio degli Stati Uniti solo 246 anni più tardi. Il sistema schiavista si afferma nel sud del paese in parte per la scarsità di manodopera locale, ma soprattutto per gli enormi profitti ricavabili dall'esportazione di prodotti come il tabacco, il riso, lo zucchero e il cotone. Gli schiavi arrivano dall'Africa, dalle isole caraibiche e dallo stesso entroterra americano, dove tribù rivali si scontrano per fare prigionieri da vendere ai coloni bianchi in cambio di armi da fuoco e munizioni. Gradualmente, lo schiavismo prende forma anche dal punto di vista giuridico ed ideologico. Si inaspriscono le norme che lo regolano e si consolidano i pregiudizi razziali necessari a giustificarlo moralmente. E a garantirgli il consenso anche dei bianchi più poveri. E qui professore, prendiamoci il nostro tempo perché il tema è atroce e enorme. Lei poco fa ha detto che la guerra civile rompe una tradizione ultra secolare in un modo in qualche modo inaspettato, o inaspettato da un pezzo cospicuo di americani. Professore. Sì, in realtà non soltanto al Sud, ma anche al Nord il grosso della popolazione non era preparata a questo. Perché dobbiamo avere ben presente che il nord ha abolito la schiavitù molto prima del sud, non tanto per ragioni ideologiche, umanitarie. Poi certo, all'epoca della guerra civile è uscito la capanna dello zio Tom. C'è un movimento abolizionista che si basa su, su concezioni filosofiche, religiose, umanitarie, appunto, ma non è un movimento di massa. Il grosso della popolazione del nord ha voluto che fosse abolita la schiavitù perché non voleva la concorrenza degli schiavi neri, non voleva che i padroni avessero a disposizione una manodopera così, che non costava quasi niente. Molti stati del nord e del west, eh, che sono antischiavisti nel senso che non ammettono la schiavitù, non ammettono neanche i neri. Ci sono stati del nord dove ai neri è vietato stabilirsi, dove sono vietati i matrimoni misti, dove i neri non votano. Quindi in realtà, appunto, l'illusione che a un certo punto gli abolizionisti hanno avuto, che l'idea umanitaria della fratellanza umana, dell'uguaglianza potesse portare rapidamente all'integrazione dei neri si è scontrata con uno zoccolo duro di ostilità che appunto non era solo del sud e tuttora non è solo del sud. Professore, lei eh, ha usato, insomma, in un passaggio di questa sua risposta ha toccato uno dei nodi, insomma, presenti anche nelle memorie di Dick Stanton. Quanto la mentalità razzista presente al nord e al sud, poi c'è un'altra domanda sulle ragioni della guerra civile e vorrei farle, ma la mentalità razzista lei l'ha ritrovata in maniera forte dentro i diari che ha letto? Dunque, eh, io direi che leggere i testi di quelli che c'erano per l'appunto fa vedere che c'è un'evoluzione di questo razzismo, nel senso che fino alla guerra civile nel sud si cerca di difendere la schiavitù dicendo che in fondo anche i neri sono contenti. E con i neri noi, noi bianchi viviamo insieme con loro, gli, gli diamo la civiltà, gli diamo la fede cristiana. E, è l'unico modo in cui possono civilizzarsi, no? Quindi in realtà il razzismo del sud, prima della guerra, antebellum, come dicono gli americani, è un razzismo fortissimo che si basa sull'idea che i bianchi sono civili e i neri invece sono animaleschi. Però non comporta la paura e l'odio, ecco, verso i neri. Mentre invece questo viene fuori proprio durante la guerra civile, quando, quando ci si rende conto che andrà a finire molto male dal punto di vista dei sudisti e che Lincoln si prepara a liberare gli schiavi, a quel punto, a quel punto il senso di superiorità e di disprezzo quasi amichevole. Generalizzo un po', sì. che i sudisti potevano avere prima della guerra per i loro schiavi, adesso, nella prospettiva di trovarsi accanto i neri liberi, liberi di andare dove vogliono, di fare quello che vogliono, ecco, lì, lì nasce invece l'odio, nasce la violenza. Sappiamo che dopo la guerra civile nasce il Ku Klux Klan, per esempio, che prima sarebbe stato impensabile perché i neri erano tutti schiavi e nessuno aveva paura di loro. Quindi, in realtà, paradossalmente, ma non troppo. Quel grandioso atto di emancipazione che è stata la decisione di liberare i neri e lasciarli vivere negli Stati Uniti come cittadini alla pari, perché prima chi voleva liberarli in genere pensava di rispedirli in Africa, poi, ecco, invece quel grandioso atto che è stato lasciarli vivere lì insieme ai bianchi ha però provocato in una parte della popolazione bianca un aggravarsi del razzismo, ecco, una svolta verso un razzismo feroce e violento. Sapete che Alessandro Barbero è un esperto e molto ascritto di storia militare. Adesso le immagini che vedremo sulla guerra civile americana ci diranno alcune cose che meritano l'approfondimento del professor Barbero sulla guerra, sul modo in cui si combatté quella guerra. Però poi ci sono delle domande ulteriori che volevo fare prima, che farò subito dopo questa immagine, sulle ragioni di quel conflitto. due eserciti si trovarono di fronte a Gettysburg. Nessuno sapeva dove era l'altro. Si incontrarono per caso. Ma entrambi i comandanti capivano che quell'incontro sarebbe stato decisivo. Il sud era ormai esausto. Poteva vincere la guerra subito, provocando il panico nel nord o mai più. La battaglia durò quattro giorni. Il 4 luglio del 63 l'esercito del Sud ritiegava da Gettysburg decimato. Non si era mai fino allora combattuto così e non si combatté più così fino alla Prima Guerra Mondiale. La guerra di secessione americana fu il primo esempio di guerra moderna. In quei quattro anni si inventarono e si sperimentarono nuove armi, furono consumate migliaia di tonnellate di munizioni ed anche per l'imponenza delle distruzioni e dei lutti la guerra civile fu senza precedenti. Professore non mi permetterei mai di contestare un filmato Rai, però la curiosità della domanda, ma è vero quello che abbiamo appena ascoltato? C'è, quindi gliela chiedo. Beh, diciamo, c'è una leggera semplificazione nel senso che le evoluzioni storiche, come dire, vanno per gradi anche dal punto di vista della storia militare. Però è vero che quella è una guerra che comincia, come dire, con, improvvisando degli eserciti, perché gli Stati Uniti non hanno nessuna vera tradizione militare in quel momento, e mettono in campo eserciti di milioni di uomini, eh, i quali, quindi, non hanno alle spalle la tradizione di addestramento, i manuali di addestramento degli eserciti europei, stanno un po' inventando. Eh, si trovano ad avere in mano armi più micidiali rispetto al tempo di Napoleone. Al tempo di Napoleone uno poteva ancora pensare di far marciare all'attacco i soldati al suono dei tamburi, tutti in fila a passo cadenzato, con uniformi coloratissime, perché la capacità distruttiva delle armi da fuoco era ancora più relativamente limitata. Nella guerra civile americana tutti capiscono subito che quando sei a contatto col nemico per prima cosa devi scavare e trincerarti, abbattere tronchi e fare dei parapetti. Eh, la potenza dell'industria, la potenza delle armi da fuoco, la potenza delle ferrovie, ecco, quella è una guerra combattuta con le ferrovie che permettono di trasportare enormi masse di uomini, tutto questo indubbiamente ne fa una guerra Moderna, più moderna per esempio delle nostre guerre di indipendenza eh. che si combattono negli stessi anni, ma con metodi, modalità, tattiche ancora tutto sommato più, più arcaiche. Professore, la domanda che avevo scordato e che mi sembrava importante riguarda le cause del conflitto. Perché, eh, e rubo parole che lei ha usato qualche minuto fa, ci stanno anche delle ragioni economiche nello scontro, giusto? Ma infatti oggi c'è una certa tendenza eh, ad appiattire le cause della guerra civile sul tema della schiavitù, come se fosse stato uno scontro, diciamo così, etico, di valori, chi è a favore e chi è contro. E questo temo che dipenda da, da, da un fatto che di per sé sarebbe positivo, cioè la grande importanza ovviamente del tema razziale, dei diritti dei neri, del Black Lives Matter, tutti questi aspetti che nella nostra vita collettiva sono positivi, però rischiano di produrre, come dire, semplifico, un po' troppo politicamente corretto nell'interpretazione storiografica. La realtà, se uno analizza i decenni che hanno preceduto la guerra civile e che il destino del sud e quello del nord si stavano separando per ragioni innanzitutto economiche, legate alla schiavitù, si intende, eh? perché il sud era, basava la sua agricoltura sulla schiavitù e sull'esportazione del cotone e, ed era un modello di sviluppo completamente diverso da quello del nord che era basato sul commercio e sempre più sull'industria e sulla marea di emigranti che arrivavano in America già allora e arrivavano quasi tutti al nord. Quindi c'era un nord in ebollizione, in continuo sviluppo, in continua crescita, con un'industria che voleva come adesso quando si affrontano gli americani e i cinesi, tariffe doganali per fermare i prodotti stranieri e invece l'economia del sud si basava sull'esportazione del cotone verso Manchester, verso le fabbriche inglesi e quindi non volevano assolutamente le tariffe doganali. Sembra una cosa da niente, sembra impossibile che un grande paese rischi di spaccarsi, rischi la guerra civile per una questione di tariffe, ma la verità è che i primi politici sudisti che dicono... Noi piuttosto ce ne andiamo, ecco. Noi piuttosto facciamo la secessione. Già molti anni prima del 1860 lo fanno nel corso di dibattiti di quel tipo sulle tariffe doganali e poi sulla schiavitù, perché il loro modello di sviluppo prevede la schiavitù. E dico ancora questa cosa a rischio sì. di farla lunga: gli Stati Uniti si stanno espandendo anche in senso territoriale. Il Texas, la California, immensi territori. E lì si gioca una partita decisiva. Se in quei nuovi stati saranno ammessi gli schiavi, sarà l'economia del sud che si espanderà in quella direzione. E se invece non saranno ammessi come vogliono quelli del nord, allora sarà il nord che conquisterà quei nuovi spazi. Su questo si gioca tutto. Ovviamente quindi la schiavitù è al centro. E acquista anche un aspetto etico la questione quando appunto si diffonde al nord l'abolizionismo e invece i politici del sud e i religiosi, gli uomini di chiesa del sud, si mettono in testa di dimostrare che invece la schiavitù è una bellissima cosa, che c'è anche nella Bibbia. Ecco, quindi la schiavitù viene fuori da tutti i punti di vista. Ma le cause non sono essenzialmente in un conflitto tra i buoni e i cattivi. È, chiar è chiarissimo quello che ci ha appena detto il professor Barbero, al quale adesso, ma a voi soprattutto, facciamo vedere. Un filmato buffo con una versione italiana di una canzone che invece dietro ha anche grandi tragedie. Mentre saliva dal profondo di ogni cuore, l'eco di un'umile preghiera lungo il sentiero della vita e del dolor. Professore, in realtà noi agli scout la cantavamo in inglese. Chi è stato John Brown a proposito di abolizionisti radicali? Io ero fatto lo scout e la sentivo cantare in italiano quando ero bambino, piccolo, e ricordo ancora adesso quanto mi commuoveva quella canzone. È una canzone molto commovente. E John Brown è stato un personaggio straordinario e pieno di contraddizioni. Era, mettiamola così, un fanatico religioso convinto di avere una missione. E questa missione era una missione che ai nostri occhi è sacrosanta, cioè liberare i neri, liberare gli schiavi. Questa missione John Brown riteneva di averla ricevuta direttamente da Dio. Anche lui, come i sudisti che giustificavano la schiavitù aprendo la Bibbia, anche John Brown nella Bibbia trovava invece la dimostrazione che i sudisti erano dei delinquenti, dei criminali venduti al diavolo e che nel sangue bisognava arrivare alla liberazione dei neri. Quindi John Brown è uno che si è fatto ammazzare per liberare i neri, alla fine è stato impiccato subito prima della guerra civile, e è un eroe protagonista di una canzone commoventissima. E anche uno che in una certa occasione con una banda di amici, tra cui i suoi figli, ha fatto il giro in una campagna del Kansas delle capanne in cui abitavano dei coloni sudisti, schiavisti, e ne via via che entrava in una casa portava fuori il padrone di casa, lo portavano nel bosco e lo sgozzavano. Eh, anche questo ha fatto John Brown. E appunto, le contraddizioni della nostra Quale storia possibile? umana sono, sono a, tali che è impossibile dividere il mondo in bianco e in nero. Le contraddizioni e di come. Si evolve il nostro sguardo su certi fenomeni e Emilia ora affronterà un tema complicato. Sì, esatto, perché eh, vi riporto un articolo, un'intervista a Colson Whitehead, che è un autore afroamericano vincitore di premi Pulitzer. Eh, un mese fa, all'uscita nell'edizione tedesca del suo ultimo romanzo, ehm, eh, Harlem Shuffle, in un'intervista riportata da Repubblica a, eh, con Wieland Freund, racconta di una, un problema, si legge, secondo i desideri dell'autore è stata riprodotta in modo storicamente fedele la lingua dell'America negli anni 50 e 60. Ovviamente questa eh, si fa riferimento, come si legge, alla, parola, alla famosa parola con la N che è oggetto da eh, tanto tempo oramai di discussione e ehm, eh, diciamo questo sembra essere un problema in questo in quest articolo sembra essere un problema eh, dell'editore tedesco mentre che il per esempio non usi la parola con la n vedi come, come io, è io ho molta tutto. difficoltà a, ad usarla e adesso anche se, sempre a proposito di questo per esempio la parola con la n ha avuto eh, una la parola, negro. la parola negro che ha avuto una, una rivisitazione anche nei libri di eh, Tom Sawyer Huckleberry Finn e io mi sono trovata a leggerla ad alta voce ed era talmente tanto in disuso per me e per le persone che mi stavano intorno che quando l'ho letta effettivamente Salute, mi... I telefonini hanno alcuni problemi. Ho avuto, che, che la ho avuto una specie suo. di... Comunque eh, quello che volevamo chiedere ovviamente eh. al professore <ride> è eh, come, si può, eh, rapport, come ci si può rapportare, in che rapporto possono essere un'attendibilità storica e una sensibilità comunque Diversa, che cambia. Sì, Professore, questo riguarda anche le statue dei generali suddisti. Come dire, mettendo insieme tutto sì, però <ride> Forse troppo. fermiamoci sulla parola, visto che stiamo parlando di libri, eh, faccio una premessa, la letteratura deve essere al di sopra di qualunque altra considerazione, quindi chi scrive un romanzo ha il diritto di usare le parole che vuole e secondo me ha anche il dovere, se sta facendo un romanzo storico, di usare la lingua di quell'epoca. In altri ambiti invece c'è un problema perché nel nostro mondo di oggi abbiamo scoperto l'importanza delle parole e siamo anche convinti che combattere certe parole possa aiutare a, a far crescere la, così, la cultura collettiva, a migliorare gli atteggiamenti reciproci e probabilmente è anche vero. Devo dire che in questo caso specifico della parola con la N noi italiani non abbiamo fatto altro che scimmiottare malamente un problema che in America si pone in modo molto diverso. Perché, come sapete benissimo, noi abbiamo una sola parola con la N, negro. Eh, gli americani ne hanno due. Io adesso, da filologo, oserò pronunciare, perché stiamo facendo un dibattito filologico, una parola che è, è tabù, perché è un insulto, nigger. Sì. Non lo era, fino a, non era considerata tale almeno. C'è un romanzo di Conrad, grande scrittore di fine Ottocento, che si intitola The Nigger of the Narcissus. Il ecco, c'è nigger e c'è negro. Negro. La prima parola è la parola con la N, che in America è stata bandita e che oggi susciterebbe violentissime reazioni se qualcuno la usasse in pubblico. Negro, per come dire, automaticamente anche quella oggi anche quella non si usa più, perché si è cominciato a dire blacks e poi si è cominciato a dire African Americans e così via. Ma di per sé la parola negro... In americano, identica a quella italiana, non aveva questa connotazione negativa. Se uno di voi va a vedere un'intervista fatta negli anni 60 da un qualunque giornalista nostro oh. della Rai al dottor Martin Luther King, il giornalista della Rai chiede al dottor King: allora il problema negro in America come si pone certo. oggi? E il dottor King risponde: oggi i negri stanno riscoprendo i loro diritti e così oh. via, e noi oggi, 60 anni dopo. Ci sentiamo spaesati. Quindi anche qui siamo di fronte a un problema molto complesso su cui bisogna avere una consapevolezza di come cambiano i tempi e di come cambiano gli umani. Professore, lei ha usato la parola spaesamento. Eh, vedrà che lo proverà dopo aver visto il filmato con cui chiudiamo questa puntata. I talebani ora proibiranno l'aborto, i vaccini e i matrimoni gay. Forse dovevamo combattere dalla loro parte in questi vent'anni. Non è il pensiero di un fanatico islamico, ma un tweet di un estremista di destra americano, Nick Fuentes, riferimento per la politica dei giovani alt-right. Sono migliaia gli americani che applaudono la disfatta degli stessi americani in Afghanistan. Sono i complottisti, i suprematisti bianchi, per i quali il governo degli Stati Uniti e in generale il mondo occidentale sono ormai perdutamente corrotti al soldo delle più improbabili lobby. Sui social il dibattito ha suon di meme. Circolano con grande successo nelle chat le immagini che associano i miliziani talebani ai soldati suddisti della guerra civile. I fanatici americani sono convinti che mitando i talebani potranno ridare l'assalto a Capitol Hill, questa volta con successo. Il caos e le contraddizioni regnano sovrani in queste discussioni. I talebani da soli hanno sconfitto in una settimana l'Occidente corrotto, ma al contempo sarebbe tutto un piano a lungo progettato da Biden per distrarre il popolo americano dalla dittatura vaccinale, secondo la narrazione complottista. Professore, abbiamo poco più di due minuti, mi dica soltanto se è spaesato e se è era attendibile. Sono spaesato, sono spaesato. Non ho bisogno di tutti i due minuti, bastano pochi secondi, effettivamente. Allora, però non è così strano, perché anche nelle, insomma, sul, sul web, sulla rete, qui in Italia, c'è una certa destra estrema che prende dei pezzi del mondo talebano. Ebbene, ma perché appunto di nuovo dividere il mondo in due non funziona. Eh, I problemi in campo sono talmente complessi che non esistono da nessuna parte due schieramenti compatti, ma mescolanze incredibili. Mi lasci però fare un commento sì. più pertinente, diciamo, relativo proprio a, alla questione del sud degli Stati Uniti. Eh, se sta succedendo quello che abbiamo visto è una cosa nuova e strana, perché negli Stati Uniti i sudisti, dopo la guerra civile, hanno continuato a pensare che avevano ragione loro, a soffrire all'idea di aver perso, all'idea che la loro giusta causa era stata sconfitta. Però hanno fatto una cosa fondamentale, sono comunque diventati patrioti americani. Non è mai rimasto nel sud, del, da dopo il 1865 e fino a poco tempo fa, un'idea, la, la bandiera a stelle strisce è una bandiera nemica, ecco, non c'è mai stato questo, anzi i sudisti pur conservando i loro valori d'anteguerra magari, si sono trasformati in patrioti americani accaniti al 100%. Se adesso per la prima volta invece al sud degli Stati Uniti c'è qualcuno che si rallegra perché la bandiera a Stelle Strisce è stata ritirata in fretta e furia in una rotta catastrofica a Kabul, allora questo è un fenomeno secondo me nuovo e che merita attenzione. Quindi quando assaltano il Campidoglio comunque lo fanno da patrioti americani che considerano abusivi i futuri occupanti, giusto? ma senza alcun dubbio da patrioti americani che appartengono a quella tradizione di America che diffida di Washington, diffida del di big government, come dicono loro, e che pensa che il vero americano è uno che ha diritto di starsene a casa sua a fare tutto quello che vuole. Oggi può tenersi un fucile mitragliatore, se vuole, allora poteva tenersi i suoi schiavi. Tutte le considerazioni che abbiamo fatto oggi ci sono state stimolate... Da Alabama, di Alessandro Barbero, che deve tornare a trovarci presto perché è troppo bravo. Professore, grazie per essere venuto, anzi per essere venuto, per stare nei nostri eh, studi RAI di Torino. Grazie ancora, professore. Grazie a, grazie a Emilia per gli stimoli e le riflessioni che ha suscitato e che immaginiamo proseguiranno eh, sulla rete. Noi vi ringraziamo per averci seguito, è sempre molto stimolante sentire il professor Barbero ragionare del passato, ma come sempre vuol dire ragionare anche del nostro presente e ci rivediamo domani. thank yeah. you